Ciao a tutti, io sono Gege e vi do il benvenuto o bentornati su Be Colorful. Come già anticipato nel precedente video, oggi creeremo insieme un'altra spinner card utilizzando il Tonic Craft Kit 56. Le spinner card sono delle card interattive che prevedono un meccanismo di rotazione di un elemento non appena la card viene aperta. La spinner card che vi propongo oggi avrà un'apertura particolare, ossia a Z. Vediamo subito come crearla. Come sempre preparo la card base. Per prima cosa ritaglio un rettangolo di 8 pollici e mezzo per 5 pollici e mezzo su del cartoncino celeste. Traccio poi una linea di piegatura a 4 pollici e un quarto. Ora, a nostro piacimento, possiamo abbellire un po' la card base. Io opterò per stampare uno sfondo testuale utilizzando il Versamark Ink trasparente. Otterrò così una stampa leggermente più scura del colore della card base. Voglio uno sfondo abbastanza neutro e delicato. Come vedete, sto utilizzando un timbro per sfondi. Un modo per stampare con questi timbri e ottenere delle stampe complete è quello di poggiare il timbro sul piano di lavoro, inchiostrare e poi adagiare con cura il cartoncino sopra il timbro. Pressare con le mani, sempre con molta attenzione in modo da non muovere il pannello. In questo caso ho stampato lo sfondo su tutte e quattro le facciate della card. Ora facciamo l'apertura Z semplicemente tracciando una linea di piegatura a 2 pollici e un ottavo sulla facciata frontale della card, dividendola così a metà. Ed ecco l'apertura a Z. Fatto ciò, dobbiamo creare la finestra per il nostro elemento spinner. Io userò la fustella che crea la casetta per gli uccellini, ma potete usare la forma che preferite, anche un semplice cerchio ad esempio. Tenendo la parte frontale chiusa in questo modo, posiziono la fustella al centro per fustellare, però apro la card lasciando piegata solo la parte frontale, altrimenti fustellerei anche l'altra facciata. Rimuovo con attenzione il masking tape. Ottenendo questa card base. E ora passiamo alla creazione dell'elemento spinne. Voglio creare un tenero uccellino con il timbro che troviamo nel kit e le fustelle coordinate. Stampo su del cartoncino bianco con il Memento Tuxedo Black, che è un inchiostro resistente all'alcol. Infatti ho pianificato di colorare l'uccellino con i marker ad alcol, appunto. Come abbiamo visto nello scorso video, l'elemento spinner è l'elemento che ruoterà nella nostra spinner card, dunque si vedrà sia il fronte che il retro della figura. E qui sorge un problema. Come faccio a ottenere una timbrata ribaltata? Ci sarebbero vari metodi, uno dei quali prevede l'utilizzo di un gel plate. Stampo la figura con mano ferma e senza pressare troppo. Poi adagio la carta e trasferisco l'immagine. Ed ecco che ottengo il timbro ribaltato. Non è una stampa perfetta, ovviamente, ma
È più che ottima e possiamo poi ripassare le linee con un tratto penna nero. Al posto del gel plate potete ottenere lo stesso risultato con un normalissimo foglio di acetato. Ho fatto una prova, quindi potete credermi. Eccovi la dimostrazione. Bene, dunque a me servono in realtà due uccellini normali e due ribaltati. Dopo capirete il perché, ma potete benissimo saltare questa cosa. Ora coloro le figure con due tonalità di marrone per il corpo e due più scure per l'ala. Nulla di complicato, non sono esperta di colorazione con i markers. Come vi ho detto, la stampa capovolta è uscita leggermente sbiadita, quindi ripasso le linee con un tratto penna nero. Adesso, con l'apposita fustella, fustello l'uccellino. Per fustellare l'uccellino ribaltato è un po' più complicato. Dobbiamo posizionare la fustella sul retro. Per allinearla mi aiuto con una lavagna luminosa. Se non ne possedete una, potete utilizzare il vecchio e semplice metodo del vetro di una finestra o in generale guardando il foglio di carta in controluce. Un altro metodo è ritagliare a mano la figura. E per ottenere la stessa identica figura della fustellata, posizionate la parte negativa sulla timbrata, tracciate i contorni con una matita e ritagliate con le forbici. Ok, adesso coloro l'ala della seconda timbrata ribaltata. Come vi ho detto prima, mi servivano due timbrate normali e due ribaltate. Questo perché nel set troviamo la fustella coordinata che fustella solo l'ala e grazie a questa possiamo dare dimensione all'uccellino. Quindi fustello l'ala della timbrata normale e per la timbrata capovolta ritaglio con le forbici seguendo i contorni neri. Prima di incollare le due parti, prendiamo del filo, che sarà il meccanismo che permetterà all'uccellino di ruotare. Io utilizzo della lenza trasparente. Posizioniamo il filo esattamente nella linea di piegatura sul fronte della card. Lo incollo con della colla. Non preoccupatevi, nessuno noterà la colla. Usatene una forte e che sia trasparente una volta asciutta. Tengo fermo il filo con del masking tape e lascio asciugare. Mi raccomando, il filo deve essere ben teso. Una volta asciutto, io non ho lasciato asciugare per bene, quindi farò un casotto, in quanto il filo si sposterà. Perciò mi raccomando, non siate impazienti come me. Dunque, dicevo, una volta asciutto, incollo il fronte dell'uccellino al filo, utilizzando del biadesivo. Poi incollo il retro, aggiungendo della colla. Vedete, il filo si è staccato perché la colla non era asciutta. Ma non succede nulla, incollo di nuovo tutto. E stavolta utilizzo del gel medium, che dovrebbe essere una colla più forte.
ne metto anche sopra il filo. E ora lascio davvero asciugare per bene. Ed ecco qua. Come vedete, la colla non si nota e in ogni caso questa parte rimarrà piegata. Continuiamo ora a decorare la card. Incollo le due ali applicando del foam pad, quello incluso nel kit, solo sulla punta. Sulla base invece applico della colla. Ho deciso poi di creare la casetta per gli uccellini utilizzando le fustelle e i cartoncini inclusi nel kit. Una volta pronta, la incollo sulla parte interna della card base, allineandola per bene all'apertura a forma di casetta. Come sentiment stampo Make a Wish, uno dei timbri inclusi nel kit. Stampo due volte utilizzando il VersaFine Onyx Black e faccio un embossing a caldo con della polvere trasparente, ottenendo un effetto in rilievo e lucido. Con la fustella del kit fustello i due sentiment. E l'incollo sul filo, fronte e retro. In questo modo anche il sentiment ruoterà insieme all'uccellino. Ho deciso di stampare un sentiment del set anche sotto la casetta. Nello specifico quello che recita Happy Birthday, un carinissimo gioco di parole in inglese. Infatti bird, che significa uccellino, va a sostituire birth in birthday. In italiano non ha alcun senso, ma in inglese utilizzano spesso questi giochi di parole, che sono basati su suoni simili. Termino la card riempiendo i cuoricini con l'aroma drop alla fragola incluso nel kit. Per preparare la spinner card si ruota l'elemento spinner su se stesso, tante volte. Poi, tenendolo fermo, chiudiamo la card. Ora il meccanismo è pronto e quando la card verrà aperta, l'elemento inizierà a ruotare. E per oggi è tutto. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto e che vi abbia ispirato. Vi ringrazio per essere passate di qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e be colorful!